Salve! Oggi presentiamo un corso per le mamme e per i bimbi che sono a casa. E questo corso sarà dedicato al periodo pasquale che si avvicina. Volete imparare a fare dei lavoretti semplicemente con le dita? Disegnando un foglio? Ecco che vi faccio vedere piano piano quello che si può realizzare. Queste sono solo quattro delle forme che si possono realizzare, ma le ho accuratamente selezionate per poter affrontare il tema la Pasqua. Iniziamo con il pulcino, uno dei temi caratteristici che possiamo disegnare per i nostri genitori. Ok, siete pronti? Dovete munirvi di fogli, pennarelli, di alcune spugnette da cucina che potrete ridurre a questo, perché vi spiego. Queste sono delle spugnette professionali, ma voi potete crearle da sole a casa facendo in modo di fare tutte le tonalità, in questo caso del giallo fino all'arancione e il rosso. Le tonalità che vi ho mostrato sono perché a noi ci riguarda in questo caso il pulcino e sono le tonalità che ci servono. Se mi seguite, vi mostrerò come, fase per fase, in questo caso sono 5, come si realizza il pulcino per poter fare i lavoretti pasquali. Allora, utilizziamo tutte le dita della mano, in questo caso il pollice e l'indice. Per fare il corpo del pulcino, premiamo leggermente sulla spugna e il colore. Se volete realizzarlo con un fai da te, prendete appunto le spugnette, le ritagliate finemente, le imbevete di tempera, poca acqua e farete e realizzerete queste spugnette. Iniziamo con la fase 1, premendo il dito leggermente sul foglio per un paio di volte e avrete questo. Prendiamo nella fase 2, sempre premendo sul giallo, la quantità e le volte lo decidete voi, 1 e 2. Così facendo avrete realizzato il corpo del vostro pulcino. Proseguiamo facendo nella terza fase il becco. Per realizzare il becco ci vuole un foglio di carta, le forbici e una matita colorata, un pennarello per poter realizzare questa forma. La dobbiamo ritagliare seguendo tutti i contorni a seconda della grandezza del nostro pulcino, che potrebbe essere grande, medio o piccolo, come ho appena realizzato io. Ecco che facciamo il corpo. Ed ecco che uniamo di lato il becco del pulcino, il piccolo foglio di carta con cui realizzare il becco del pulcino. In questo caso utilizziamo il dito indice, premendolo sul colore più scuro, avremo così questo effetto. Non preoccupatevi di sporcare il foglio di carta perché dovrà essere sporcato per poter realizzare il pulcino, il suo becco. Proseguiamo con la quarta fase, la quarta e quinta ed ultima fase. Ma ovviamente, ogni volta che utilizzate i colori con le vostre dita, munitevi anche di un pezzetto di carta per poter bagnato di acqua oppure di salvettine umidificate per poter pulirvi le dita ogni qualvolta cambiate colore. Nella quarta fase abbiamo preso un pennarello di colore scuro, che potrebbe essere marrone o verde o blu, e abbiamo realizzato l'occhio
una piccola ala del pulcino. Nella quinta fase, invece, terminiamo facendo l'occhio, l'ala e le zampette. Ok, per oggi abbiamo concluso. Proseguiremo le prossime volte a realizzare questo. Faremo il fiore, la farfalla e l'uovo di Pasqua per poter poi creare un collage e un bel disegno per Pasqua. Se il mio tutorial vi è piaciuto, potete iscrivervi al mio canale, che troverete in sovraimpressione. Vi saluto, ciao da cioccolatino!